dalla rete alla radio, dalla rete alla radio, dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Facebook. Buongiorno, direi che possiamo cominciare, benvenuti a tutti. Allora, intanto una notizia che è di ieri, quindi è fresca fresca, che ci racconta che il settore dei viaggi crescerà del 5,4% all'anno per i prossimi 10 anni, superando il ritmo di crescita del PIL mondiale. Lo prevede uno studio di Oxford Economics che ci racconta che la crescita sarà guidata dai grandi mercati emergenti. La Cina supererà gli Stati Uniti per diventare il più grande mercato turistico del 2014. In sostanza il numero di famiglie cinesi che potranno permettersi viaggi all'estero sarà più del doppio nei prossimi 10 anni, per raggiungere i 220 milioni. Quindi vediamo se poi la compagnia del Montefeltro che stiamo per presentare sarà appetibile anche per il mercato cinese. Allora, non vi dico niente di nuovo se vi racconto che la crisi colpisce duro San Marino, le Marche, la Romagna non fanno eccezione, ma per la Repubblica c'è un ma, perché nei primi 3 mesi di quest'anno ha registrato un boom di presenze, oltre 350.000 visitatori. Soffre ovviamente il mercato di sosta perché aumentano gli arrivi, ma i pernottamenti perdono il 6,5%, con una media di poco più di una notte trascorsa a San Marino. Qualche numero, insomma, qualche spunto di riflessione, ma oggi siamo qui per raccontare un progetto che vede la luce dopo, insomma, tanto lavoro, e poi capirete perché, e a raccontarlo e a introdurlo il segretario di Stato per il turismo Teodoro Lonfermini. Benvenuti a tutti, desidero rivolgere un ringraziamento particolare all'ente Parco Sasso Simone e Simoncello, alla Confesercenti di Pesaro Urbino e Rimini, al gruppo tecnico, agli amici Maurizio Melucci e al presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solassi per la loro presenza e per i contributi che porteranno questa mattina ai lavori, nonché chiaramente a tutti coloro che hanno contribuito allo studio e alla promozione di questo importante progetto. È con piacere quindi che sono qui oggi per presentare insieme a tutti voi il progetto Compagnia del Montefeltro. Un progetto che si pone l'obiettivo di creare un vero e proprio prodotto del Montefeltro da proporre sul mercato turistico nazionale e internazionale, nel tentativo di valorizzare le specificità, le caratteristiche e le eccellenze tipiche del territorio compreso fra Repubblica di San Marino, Marche e Romagna. La Repubblica di San Marino, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche appartengono ad un'area territoriale che per le sue risorse paesaggistiche, ambientali, storiche, culturali ed enogastronomiche rappresenta una meta turistica di grande pregio e di eccellenza. Dobbiamo pertanto comprendere quanto possa essere fondamentale predisporre politiche in via congiunta che possano valorizzare con forza la nostra area. Sono fermamente convinto che questa iniziativa racchiuda grandi potenzialità. L'attivazione poi di una reale sinergia con le diverse realtà coinvolte, sia pubbliche che private, risulta di primaria importanza affinché sia effettivamente possibile esplorare strade comuni per lo sviluppo del settore turistico. Abbiamo caratteristiche che ci accomunano e questo può davvero costituire la vera forza dal punto di vista promozionale e commerciale. Le scelte strategiche per lo sviluppo del settore di nostra pertinenza non possono più essere rimandate. Abbiamo il dovere di stimolare la crescita economica, l'occupazione e lo sviluppo attraverso proposte e progetti concreti in grado di dare risposta ad un settore che, seppur in difficoltà, racchiude grandi possibilità. Questa è l'occasione in cui tutti, istituzioni, associazioni di categoria, singoli cittadini possono lavorare e collaborare congiuntamente affinché sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. Il lavoro che insieme possiamo svolgere a livello operativo diviene di rilevanza strategica al fine di promuovere sempre meglio e in tutti i mercati la nostra destinazione turistica, e cioè il nostro territorio. Davvero un buon lavoro a tutti e un ringraziamento particolare agli operatori del settore turistico e a tutti coloro i quali ogni mattina si alzano e si prodigano per portare avanti questi risultati. Grazie. Grazie,
segretario Montrini ha parlato di scelte che non possono essere più rimandate, però insomma diamo anche qualche buona notizia, perché la ratifica del presidente Napolitano all'accordo di cooperazione economica consentirà anche al suo settore, al settore turistico, un rilancio notevole, cioè ritaffiato anche a un comparto insomma che comunque abbiamo detto sta andando discretamente. Allora, qui hanno messo insieme 200 aziende che sulla carta, con un duro lavoro di selezione, che sulla carta sono competitor, quindi cercheremo di capire come lavoreranno insieme. Intanto do la parola a Guido Salucci, che è presidente dell'ente parco del Sasso Simone Simoncelli. A lei. Grazie. Buongiorno a tutti innanzitutto. Io oggi sono particolarmente lieto ed orgoglioso di rappresentare l'ente parco nella presentazione di questo progetto alla Compagnia del Montefeltro, per vari motivi di varia natura. Il primo, se mi permettete, perché sono di Carpegna, e Carpegna è un po' considerata, non me ne vogliate, ma il capoluogo del Montefeltro. Come saprete, è da Urano, della famiglia dei Carpegna, che trae origine alla dinastia dei Montefeltro. Dal circa 1200, quando parte della famiglia dei Carpegna scese come sede San Leo, quindi sul Monte Feretrio, e presero il nome appunto del Montefeltro. Territorio splendido, importante, da sempre luogo di contrasti, di battaglie, di scontri, che ha visto le famiglie più blasonate scontrarsi per assumere il predominio appunto di un territorio strategico. E scontri e secessioni che, se vogliamo, si sono protratte fino ai giorni nostri, fino in particolare al 2009, e qui vengo a parlare del parco interregionale che oggi rappresento. Quando, come saprete, nel 2009 i 7 comuni della Valvarecchia, della regione Marche, sono passati all'Emilia Romagna, è stata per noi, cittadini del Montefeltro, almeno per me, un trauma difficile da superare, e come amministratori locali ci siamo trovati di fronte a delle scelte da operare. E per quanto riguarda l'ente parco, le strade erano due. La prima era quella di mantenere il parco a livello regionale e quindi escludere il territorio di Penabilli dal territorio del parco, ed era la strada più semplice e la più ovvia. La seconda era quella invece di provare a trasformare l'ente parco da ente regionale ad ente interregionale, ossia includendo e mantenendo quella unicità, quella tipicità del territorio che per noi doveva prevalere rispetto alla separazione amministrativa. Cioè, eravamo consapevoli che, sin dall'inizio, e questo devo dire la verità, da parte di tutti gli amministratori, che l'appartenenza alla regione storica del Montefeltro doveva prevalere sulla separazione amministrativa che si era da poco consumata. E con quest'ottica ci siamo impegnati dal 2009 sino al 2013, diversi incontri, confronti e anche scontri, non epici come quelli tra il Montefeltro e Malatesta magari, ma insomma anche ardui e duri, mettendo in campo strategie diverse, portando a casa un risultato che ha permesso di istituire nel 2013, nel luglio del 2013, attraverso la legge congiunta, l'approvazione di due leggi, anzi congiunte, tra la Regione Marche, approvate dalla Regione Marche e dalla Regione Emilia-Romagna, l'istituzione del primo ente parco interregionale. Siamo stati il primo e al momento unico ente parco interregionale d'Italia. E quindi, come capite, anche la strada per l'iter burocratico, amministrativo e anche legislativo, che non era al momento esplorata, è stata un po' così un'esperienza e un qualcosa che ci ha coinvolto emotivamente molto, in maniera molto forte. Il risultato l'abbiamo ottenuto grazie ovviamente alla collaborazione degli enti provinciali, dei rappresentanti regionali di entrambe le regioni, di entrambe le province, che ci hanno creduto e ci hanno sostenuto. È comunque il primo passo, vorrei dire, perché abbiamo partorito il parco, ma adesso bisogna farlo crescere. Bisogna farlo crescere, e non è semplice, in quanto armonizzare le normative, i regolamenti relativi a due regioni rappresenta una difficoltà non da poco. Lo dico anche perché per il progetto Compagnia del Montefeltro ci si è trovati di fronte a queste difficoltà, ad esempio il poter usufruire di contributi europei che spesso vengono stanziati a livello regionale, quindi poterli utilizzare indistintamente sul territorio marchigiano o su quello romagnolo dovrà richiedere un approfondimento con protocolli d'intesa e ulteriori atti. Per darvi un'idea sul concreto, immaginate che il turista che viene oggi nel parco naturale nel Sasso Simone Simoncello e volesse raccogliere funghi avrebbe bisogno di 4 tesserini.
uno della Regione Marche, uno della Regione Emilia-Romagna, uno della vicina Regione Toscana, se si sconfina nell'area protetta che confina con la nostra area parco, più il tesserino del parco. Quindi immaginate voi quattro tesserini per raccogliere insomma, qualche spignolo e qualche durello sul Sasso Simone. E questo sconcerta, abbiamo incontrato pochi giorni fa il Corpo Forestale che deve appunto eseguire controlli agli stessi operatori detti appunto ai controlli, quanto non hanno pienezza delle sanzioni, dei regolamenti da dover applicare. Quindi mi rivolgo così alle istituzioni affinché ci assistino e collaborino con noi per armonizzare e per almeno all'interno del territorio del Parco Sasso Simone poter applicare norme e regolamenti unitari. Il parco a questo punto quindi l'abbiamo istituito e rappresenta una grande opportunità. Parliamo di turismo e pensate che il turismo ambientale in Italia l'anno scorso ha avuto un incremento di circa il 3%. Si parla di circa 100 milioni di presenze nelle strutture ricettive dei parchi in Italia, di un fatturato che si aggira attorno agli 11 miliardi di euro, sempre in Italia, e di oltre 900 miliardi di euro in Europa. Quindi un settore molto importante, tra l'altro in crescita e in controtendenza rispetto invece alla diminuzione delle presenze generali di visitatori in Italia. Numeri che secondo noi potrebbero essere ancora più importanti se al turismo ambientale fosse affiancato il turismo culturale, quindi due asset principali. Anche su questo settore il Montefeltro non ha nulla da invidiare ad altri territori, siamo pieni di rocche, di castelli, di musei, di siti archeologici. E abbiamo borghi ben conservati e ottimamente ristrutturati. Notizie di pochi giorni fa, vedo il sindaco e l'assessore del comune di Frontino, mi complimento, Frontino, il comune più piccolo della provincia, è entrato da poche settimane a far parte dei borghi più belli d'Italia. È stato quindi insignito di questo importante riconoscimento ed ovviamente fiore all'occhiello di tutto il Montefeltro e dell'ente parco a cui appartiene. Se poi pensiamo anche alle eccellenze enogastronomiche, eccellenze gastronomiche di cui lo territorio è altrettanto ricco, quindi ambiente, architettura, paesaggio, eccellenze enogastronomiche, insieme di prodotti, qualche politico direbbe il combinato disposto di tutte, più esperto di me nel termine, che il combinato disposto di tutti questi prodotti può sicuramente diventare un volano per la nostra economia, per far crescere il nostro territorio. Noi ci impegniamo come ente parco, ovviamente stiamo lavorando su questo, anche se come sapete il parco non ha una competenza specifica sul turismo, nel senso che non abbiamo risorse destinate esclusivamente o specificatamente al turismo, né personale, la delega ovviamente delle regioni e delle province, ed è anche per questo che ci siamo affidati sin da subito con entusiasmo al progetto La Compagnia del Montefeltro. Di questo ovviamente devo ringraziare chi mi ha preceduto, quindi i commissari che hanno gestito l'ente parco prima di me, e vorrei ringraziare soprattutto il dottor Gianfranco Soviani che in qualità di direttore in questo periodo così di vacanza ha da subito con professionalità, con competenza e con dedizione dato la disponibilità a seguire il progetto. L'ente parco è quindi ad oggi il capofila del progetto Compagnia del Montefeltro, abbiamo messo a disposizione le strutture, il personale e intenderemo ovviamente approfondire questo progetto insieme a voi. Concludo sottolineando anche un altro aspetto che oggi mi rende particolarmente così felice di essere qua. Sono, tra le altre attività che svolgo, anche insegnante presso l'istituto Einaudi, che in realtà dovrebbe essere la mia attività principale. Più che Einaudi, tra l'altro, si chiama Tonino Guerra, da poco quindi è stato dedicato e intitolato l'istituto al famoso sceneggiatore e poeta Tonino Guerra. E anche questo istituto entrerà, spero, a pieno titolo a far parte del progetto Compagnia del Montefeltro. È un istituto che, per chi l'ha avuto l'occasione di frequentarlo e di conoscerlo, ha notato come sia un istituto sopra i generi. Raccoglie circa un migliaio di ragazzi e di studenti che provengono proprio da tutto il territorio del Montefeltro, dalla vicina Toscana, dalle Marche, dalla Romagna. Diversi studenti arrivano dalla Repubblica di San Marino ed è più che un istituto un laboratorio di idee in continua evoluzione, in continua trasformazione. Io insegno al corso geometra, laddove l'anno scorso c'erano i tecnigrafi, oggi c'è un ristorante, dove c'erano i computer c'è una cucina professionale che sforna piatti tipici del Montefeltro, dialoga insieme ai laboratori di fisica, di chimica, e quindi è veramente un'esperienza formativa importante per noi insegnanti e per i ragazzi che la frequentano.
E il merito, senza pleggeria, va riconosciuto alla dirigente scolastica, che vedo qui presente, saluto e ringrazio la dottoressa Tea Giannini, che con dedizione, con lungimiranza, sta cercando di trasformare questo istituto e adeguarlo al passo, portarlo al passo dei tempi. È un progetto, un polo tecnologico, ma adesso senza dilungarmi sugli aspetti della scuola. Soprattutto, e concludo, quello che cerchiamo di insegnare ai ragazzi, quindi la mia attività di insegnante in questa attività che sto svolgendo come rappresentante del parco, è quello che per poter promuovere veramente il territorio non basta conoscerlo, ma bisogna amarlo. E noi cerchiamo di trasmettere questo ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, affinché siano loro i primi promotori e i primi ambasciatori verso l'esterno del territorio. E questo lo vorrei trasferire a tutti, e credo che se il territorio in cui viviamo, conosciamo e tanto rispettiamo, continueremo ad amare, a trasmetterlo, a far capire agli altri, avremo anche un ritorno economico, turistico nei nostri confronti. Questo è l'impegno che ci metteremo insieme, e auguro buon proseguimento, e poi sull'aspetto tecnico della comunicazione dentro vi sapranno spiegare meglio di me ovviamente gli interventi che seguiranno. Grazie a tutti. Presidente, i funghi non li raccoglie nessuno, immagino, vero? Con 5 tesserini non... E li raccolgo, ma rischio di... Sarendono. Anche salati, quindi... Allora, abbiamo sentito parlare di scontri, secessioni, in campanile, insomma, qui fra la Romagna e le Marche, già all'interno di San Marino, fra Borgo e Saravalle, mi viene in mente una cosa sentita, quindi io adesso do la parola al gruppo tecnico che ha dovuto risolvere anche questi problemi, che ci racconterà il progetto. Comincia Giorgio Bartolini, che è direttore Confesercenti del Montefeltro. Abbiamo volutamente lasciato uno spazio per far vedere Montefeltro vero, quindi non abbiamo coperto tutto lo schermo, perché c'è una cartolina straordinaria del Montefeltro che dà un'immagine autentica. E il Montefeltro è una grande bellezza, è un territorio da Oscar ed è un concetto che ci sentiamo ripetere da decenni, un contenitore straordinario, e lo è davvero, un concentrato di storia, di magia, di autenticità come non ce ne sono di territori simili. E anche questo lo sentiamo raccontare spesso, ce lo dicono spesso. E quello che manca nel Montefeltro è una offerta di tutto questo patrimonio strutturata e organizzata. E da qui che è nata l'esigenza di Compagnia del Montefeltro, che è un'idea che girava nella mente di tanti da decenni. Ci siamo sentiti raccontare di progetti nel corso di questi anni che miravano a questo obiettivo. E l'inizio concreto di questa avventura, che non è stata semplice, che è stata anche lunga qualche anno, ma abbiamo anche preventivato questi tempi qua, è iniziata a San Sisto, in un piccolo paese alle pendici del Carpegna, che possiamo considerare l'ombelico del Montefeltro a questo punto, perché ha dato la nascita a questo embrione progettuale. E ha un personaggio che poi sentiremo, che è il signor Severi, che non ha mai smesso di credere in queste cose, che è anche il coordinatore tecnico di questo. E ho voluto ricordare San Sisto perché poi sempre vicino a San Sisto a Carpegna, per la prima volta in una serata invernale, se non ricordo male, del dicembre del 2010, si sono incontrati per la prima volta i romagnoli, i marchigiani e i sanmarinesi, e per la prima volta hanno deciso di partire veramente. In quella serata si è deciso di affidare al parco il ruolo di capofila, e questo è anche scontato perché il parco è l'entità già interregionale, il parco è il valore aggiunto di questo territorio e il parco è l'ente baricentrico rispetto a questo, quindi il parco è l'ente capofila. E poi la parte tecnica esecutiva a Confesercenti, poi noi ovviamente abbiamo voluto condividere questo progetto con tutti perché è un progetto nel quale tutti devono avere parte, quindi l'abbiamo condiviso con i nostri concorrenti di Confcommercio, sia riminese che pesarese,
e la parte, diciamo, progettuale del professor Sisti, che poi sentiremo. Questa è stata la nascita. Importante perché in quel momento, per la prima volta, entità territoriali divise da confini, che sono barriere, si sono messe insieme. E i confini sono barriere vere, perché poi quando noi andiamo a tradurre i progetti nella pratica, ci scontriamo con differenze dal punto di vista amministrativo, programmatorio, che rappresentano ostacoli insormontabili. E anche qui abbiamo chiesto sin dall'inizio un percorso due regioni che si sta concretizzando, poi lo sentiremo dalla voce diretta dei protagonisti, che arrivi ad un protocollo d'intesa che superi queste difficoltà. Tornando al progetto, questo bellissimo territorio che è nato proprio lo strumento della programmazione della commercializzazione. E quindi questo era il progetto, organizzare in senso qualitativo, perché lo slogan nostro è la qualità, quindi presentare il meglio del Montefeltro e poterlo vendere. La prima fase è stata quella di condividere questo progetto con tutti, perché era una fase indispensabile, quindi abbiamo coinvolto tutti i soggetti pubblici e privati che avevano e che hanno competenza nel Montefeltro. E sono tantissimi, vedete il comitato dei partner, ci sono le due regioni, le due province, le camere di commercio, le due comunità montane, i 22 comuni, non è stato semplice, è stata una fase lunga nella quale anche per dare trasparenza al progetto abbiamo creato un comitato dei partner che ha comunque e che sta sovrintendendo al progetto, che decide le strategie, che decide gli interventi e che è formato dai rappresentanti di tutti questi enti. La seconda fase, quella vera, è stata la strutturazione del pacchetto, cioè l'individuazione di quali erano i comparti e le aziende che erano interessati. Qui abbiamo inserito tutto quello che di buono e di bello c'era nel territorio, che aveva e che può avere interesse turistico. E quindi dal ricettivo alla ristorazione, ovviamente, che sono i settori tradizionali, ma anche tutte quelle produzioni legate al territorio, che spesso sono testimoniali importanti del territorio. Abbiamo fatto una selezione qualitativa e poi è iniziato il lungo percorso di colloquio con le imprese, con le aziende, per raccogliere le adesioni. E qui è stata una sorpresa, perché noi non pensavamo a un'adesione così alta. Praticamente hanno aderito tutti, tranne pochissimi casi isolati, tutti quelli selezionati hanno aderito. È stata una sorpresa, non ce l'aspettavamo, però questo è anche un segnale concreto, vuol dire che le imprese sono pronte, cioè che c'è veramente l'esigenza di avere uno strumento del genere. E abbiamo avuto finora 195 adesioni e una quarantina, 48 per l'esattezza, di aziende che dobbiamo finire di visitare. Un risultato straordinario, anche impegnativo per quanto riguarda la futura gestione. Perché poi le prossime fasi quali saranno? La fase imminente è quella della start-up, questa visione di un progetto deve diventare formale, giuridica, e come dice giustamente l'assessore Melucci, deve diventare un soggetto economico, cosa che faremo nel prossimo mese. Anche qui ci vuole un approfondimento, perché dal punto di vista giuridico la presenza di imprese straniere ci impone la verifica di trovare giuridicamente un soggetto che sia gestibile anche da questo punto qua. Non è semplice, però faremo anche questo. Ecco, quindi la prossima fase sarà quella della vera e propria creazione di un soggetto economico, compagnia del Montefeltro, che diventerà il soggetto che fa promozione e vendita della Montefeltro, che è l'obiettivo vero di questo. In parallelo noi abbiamo iniziato alcuni percorsi che vanno a rafforzare poi tutta l'azione commerciale e turistica della compagnia del Montefeltro. Uno dei più interessanti, che è solo all'inizio, è, lo citava prima il presidente del Parco Salucci, è la collaborazione con le scuole. Abbiamo già cominciato a discutere con un istituto, che è l'Istituto Superiore di Montefeltro, approfitto per salutare la dirigente Tea Giannini, perché noi pensiamo anche di fare un percorso
dove insieme alle scuole andiamo anche a toccare la gestione delle operazioni turistiche, cioè un esperimento vero da proporre ai ragazzi di gestione che toccano con mano la realtà imprenditoriale, oltre a tutto l'aspetto della formazione professionale che è prevista in questo progetto qua, e che è la formazione professionale che è volta a migliorare lo standard qualitativo delle imprese, perché questo sarà ovviamente una compagnia aperta, nel senso che lo standard qualitativo che oggi alcune imprese non possiedono possono raggiungerlo e possono poi entrare in questo. E altre ipotesi che abbiamo e che stiamo già percorrendo per rafforzare il progetto e quindi l'identità del Montefeltro, il rafforzamento dell'identità è importante in un territorio perché è il veicolo che muove poi i flussi turistici, cioè in realtà noi vediamo che le realtà turisticamente più evolute e più importanti hanno lavorato molto sul fattore identitario. E in questo poi il professor Sistri ci illustrerà, abbiamo pensato a due iniziative, un evento annuale che vada proprio a premiare personaggi che abbiano dato forza all'identità del territorio, e l'altro che è invece un percorso istituzionale che arrivi al riconoscimento delle regioni storiche europee, e anche questo è un percorso che dovremo condividere con le istituzioni locali. Ecco, vi ho fatto questa cronistoria anche per far capire che è stato un percorso abbastanza difficile, complicato, non l'avevamo preventivato. Posso dire che c'è stata una grande apertura sin dall'inizio da parte di tutti i partner, soprattutto da parte del pubblico, e anche grande disponibilità della Repubblica di San Marino a lavorare in un progetto simile, che penso che sia anche una cosa molto sperimentale e innovativa da questo punto di vista. Vi ringrazio. Grazie a Giorgio Bartolini che ci ha ricordato che l'identità è il collante per tenere insieme il progetto, e ha ripetuto un refrain, insomma, che in questi giorni sentiamo spesso: le aziende sono pronte, la politica deve darsi una mossa, in sostanza. Allora, restiamo sul gruppo tecnico e do la parola ad Alessandro Sisti, che è docente universitario del curatore del progetto. Grazie. Grazie. Dovete scusare la didascalicità del mio intervento. Cercherò, per quanto possibile, di non fare un intervento in alcun modo celebrativo, ma di portarvi alcuni dati assolutamente concreti su che cos'è e che cosa vuole essere questo progetto. A cominciare da questo sottotitolo, lo strumento per un prodotto turistico reale, io mi soffermerei un attimo sull'aggettivo reale, perché è un po' la chiave di lettura di tutti i nostri tentativi di Montefeltro e comunque di valorizzazione delle aree interne rispetto ai territori forti turisticamente, che sono quelli della costa, sappiamo tutti quelli, davvero tutti quelli che sono qui, che se ne parla davvero da tanto tempo. Tentativi tutti nobili, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista degli operatori. Non si è giunti fino ad oggi, per una serie di motivi svariati, ad avere un vero e proprio prodotto turistico vendibile, posizionabile sui mercati. Il Montefeltro quindi perché? Il punto di partenza. La suddivisione del Montefeltro in diversi ambiti amministrativi, questa è stata la nostra considerazione di base, può e deve essere considerata non come un punto di debolezza. Sappiamo che l'appartenenza all'ambito di San Marino, Romagnolo e Marchigiano potrebbe rappresentare un punto di debolezza per la proposta di questo prodotto. No, noi proviamo a considerarlo invece come opportunità, e ci siamo mossi in questa direzione. Opportunità per la costruzione di un apprezzabile prodotto e reale prodotto turistico. Avanti. Che cosa si vuole? Come vedete, di didascalia è allo stato puro. Portare il Montefeltro a una reale configurazione di prodotto turistico posizionabile sul mercato nazionale e internazionale, al pari, forse anche sopra,
di altre regioni storiche italiane che proprio sulla loro specifica identità, microidentità storica, hanno costruito la loro, e stanno costruendo la loro fortuna turistica in termini economici. I primi nomi che vengono in mente sono il Salento, ovviamente, ma anche la Maremma, la Versilia, le Langhe, il Chianti, il Monferrato, il Casentino, le Cinque Terre, eccetera, eccetera. Tutte aree che proprio su questa loro possibilità di marchiatura storica stanno costruendo grandi fortune nella filiera dell'ospitalità. Sapete bene quali sono i dati, per certi versi sconcertanti, che riguardano il Salento, sapete bene come stanno lavorando appunto alcune di queste identità storiche. Su cosa si punta per costruire e proporre un prodotto turistico reale? Il prodotto turistico Montefeltro spendibile appunto su mercati nazionali e internazionali. Su cosa si punta? Su un'identità già riconoscibile e spendibile. Molto spesso si spendono tanti soldi e tante energie nell'inventarsi marchiature territoriali. Noi abbiamo una marchiatura territoriale perfetta, già pronta e spendibile da secoli. Altro punto importante è la qualità medio-alta dell'offerta. Oggettivamente, visitando le strutture, censendo le strutture e cercando di capire come lavorano, bisogna dire che la qualità è medio-alta. Ci sono anche strutture che non lavorano così bene come si potrebbe immaginare, ma ce ne sono tante davvero che appartengono, diciamo, a questa fascia di offerta medio-alta. E effettivamente alta nel contesto generale. Io non continuerò a dire che qui che siamo belli e bravi, lo dicono tutti, quindi non funziona più, no? Tutta Italia, tutta Europa dice venite da noi perché siamo belli e siamo bravi. Vabbè. Dirlo non basta sicuramente più, bisogna davvero arrivare a costruire il prodotto. Oggettivamente da questa finestra, poi oggi no, ce ne rendiamo conto, il Montefeltro ha dei valori particolari, piuttosto alti in termini paesaggistici, in termini storici, eccetera, eccetera. Va bene. Poi un altro punto su cui muoversi è la possibilità di un buon posizionamento in base alle tendenze attuali del mercato. Il mercato, così come per altri prodotti, anche nel turismo, cerca cose nella globalità, ma cose piccole, no? È stato coniato anche il bruttissimo termine di local per indicare questo orribile, io cerco di evitare tutti i termini inglesi, compreso questo che è particolarmente brutto, però è così, cioè la rete serve a individuare, la rete globale serve a individuare delle realtà, delle proposte piccole che abbiano la fascinazione del piccolo, e quindi le tendenze del mercato vanno in questa direzione di appunto scoperta e fruizione di aree che si presentano con queste caratteristiche. Altro know-how locale, cioè il livello di conoscenza e di competenza del settore turistico di quest'area e ovviamente delle aree che sono ai suoi diretti confini, parlo ovviamente della Riminese e del Pesarese, è oggettivamente molto alto. No? C'è una scuola addirittura di marketing che riguarda la costa romagnola pesarese che insomma in qualche modo ha sempre avuto dei rapporti diversità ma anche rapporti piuttosto stretti. Ci sono molti operatori e tutte le istituzioni che hanno un alto livello di competenza proprio nel settore della promozione e della costruzione del prodotto turistico. Ottima interazione, altro punto, ottima interazione con le altre aree offerte turistiche locali. Ho scritto interazione, non manca una G. Io sul termine integrazione, cioè pensare che tutte le offerte possono mischiarsi, mettere insieme in modo, ci ho sempre creduto poco. Credo di più nell'interazione, sul fatto che queste offerte trovino il modo di sostenersi una con l'altra, non di compenetrarsi. E questo credo che poi sentiremo il rapporto con la costa riminese della Repubblica di San Marino o alcune aree interne con la costa pesarese dimostri questo. Anche il turismo ovviamente balneare può comunque interagire con queste aree interne, e anzi queste aree interne sono diventate molto spesso un elemento di qualificazione dell'offerta. Andiamo avanti. Vado avanti così appunto in modo didascalico. Cosa si è fatto? Si sono messi insieme i partner istituzionali, Bartolini ha già detto, non semplicissimo, diciamo la verità, perché sono tanti e con caratteristiche diverse.
Si sono raccolte le adesioni di circa 200 operatori di tutta la filiera dell'ospitalità, quindi ricettivo, ristorazione, produzione agricola, artigianato, commercio specializzato, servizi, eccetera. Il vero patrimonio della compagnia è questo. Sono 200 aziende, 200 famiglie con i loro appunto familiari, lavorano sul territorio cercando di dare il loro meglio. Questi 200 operatori, forse di più, vedremo come poi avranno risposte immediate e concrete. Si sono approntati i principali strumenti di comunicazione e promo-commercializzazione. Oggi sappiamo tutti che la rete in questo la fa da padrone, non possiamo più permetterci, né vogliamo appesantirci di tonnellate, quintali di carta, e sappiamo che buona parte del mercato si muove ormai su questi canali di cui ci parleranno. Ecco, punto fondamentale, si è strutturata la commercializzazione, alcuni soggetti titolari. Se continuiamo a parlare di prodotto e non arriviamo agli operatori diretti che fanno il prodotto e non arriviamo alla commercializzazione, parliamo di niente. Ci sono centinaia, forse migliaia di progetti in ambito nazionale che arrivano a mettere insieme delle idee, che mettono insieme delle suggestioni e poi bisogna arrivare in un modo o nell'altro a commercializzare il prodotto. E chi lo può fare? Solo con i soggetti titolati, ovviamente gli enti pubblici e anche parapubblici, insomma, non possono entrare così direttamente nella commercializzazione. E noi invece abbiamo fatto una scelta che vedrete qual è. Cosa resta da fare? Vado verso le conclusioni. Dare la definitiva e più opportuna forma imprenditoriale e giuridica alla compagnia. Giorgio Bartolini prima diceva. Anche qui c'è non un ostacolo, ma una cosa da vedere tecnicamente, che è proprio quello di tenere insieme le aziende sanmarinesi, quindi extraeuropee, per adesso, con quelle italiane. È una forma giuridica che, insomma, ci stiamo lavorando, bisogna un po' limare qualche spigolo, capire che cosa si può fare di serio. Incrementare le azioni di marketing mirate alla commercializzazione su diversi target e il consolidamento in tempi brevi del marchio Montefeltro. La commercializzazione richiede delle risorse umane, delle risorse economiche che vadano a incidere sul mercato. Voi sapete bene che oggi presentarsi anche semplicemente in rete, se noi avessimo fatto un sito vetrina, non serve a niente. Anche lì c'è già tanto, c'è tutto. Una volta che sei rete ti devi saper muovere con dei criteri di marketing e di contatto con i consumatori efficaci. Questo richiede una dose di lavoro, di investimenti che vanno ovviamente mantenuti. Non possiamo pensare che esci il sito Compagnia del Montefeltro, pur con le caratteristiche commerciali che ha, e magicamente succede qualcosa. Posizionamenti, canali. È una cosa che, insomma, poi ci diranno anche i responsabili della comunicazione. Incrementare la collaborazione tra i partner privati e tra i partner istituzionali. Si parla sempre di collaborazione, voi capite che un prodotto come questo, in cui 200 aziende vanno tutte per conto, l'una per conto proprio, e le istituzioni uguali, no. Bisogna rapportarsi con quello che le istituzioni già stanno facendo e può essere messo in connessione. Bisogna trovare un modo per cui le 200 aziende non siano semplici competitori, ma in qualche modo abbiano uno sguardo lontano che si congiunge, che va insieme. Individuare le nuove forme di sviluppo imprenditoriale locale, le famose start-up, capire che cosa di nuovo e qualcosa sta venendo fuori sul territorio è necessario per presentarlo come prodotto davvero proponibile. Quindi le nuove forme anche imprenditoriali che sono possibili. Incrementare le azioni di formazione, il rapporto col mondo della scuola, abbiamo già parlato. Io devo dire che questo mondo della scuola, se il riferimento era all'Istituto di Nuova Fede, che anche ormai una sua storia, una sua credibilità e autorevolezza che tutti conosciamo, io sono rimasto piuttosto stupito negli incontri che abbiamo avuto, perché i giovani hanno voglia di rimanere sulla propria terra. I giovani hanno voglia di capire come diventare orgogliosi della propria terra, così come succede in altre aree europee. E però se non ci siamo noi, che siamo un po' più grandini, a capire quali sono gli strumenti che gli dobbiamo mettere a disposizione,
rimane tutto un discorso teorico e poi questo è appena possibile. I ragazzi lì che ruotano intorno a Nuova Feltre, che pure non possiamo considerare certo, no, un riferimento metropolitano, vogliono capire cosa fare di quei monti, di quel fiume, di quei castelli. E credo che insomma, onore al merito, lì ci sia anche una programmazione che va in questa direzione. Opportunità quindi anche di... Scusa per un attimo dietro. Ecco, mantenere e incrementare nel tempo le forme di garanzia qualitativa del prodotto. Noi diciamo che il Montefeltro ci sta bene, Montefeltro è come vorremmo, un'area ad alta qualità ospitale, perché questo è uno dei nostri obiettivi. Non so se c'è bisogno di un altro marchio tra i tanti che ci sono, di aree ad alta qualità ospitale, però del concetto sì. Facciamo in modo che chi arriva nel Montefeltro percepisca una qualità dell'ospitalità diffusa. Per fare questo la qualità va garantita nel tempo e quindi anche forme appunto di attenzione alla qualità. Dare continuità al progetto e lavorare alla realizzazione delle parti azioni che sono previste. La rete delle antiche regioni storiche italiane ed europee, questo è un sogno che va messo a fuoco meglio, si sono fatti circuiti di tutto. Ma le realtà, che tra l'altro mi faceva notare il direttore del parco Soriani, molto spesso le identità storiche che funzionano dal punto di vista anche turistico corrispondono esattamente ai parchi, all'istituzione dei parchi naturali. Beh, insomma, non esiste una rete. Sapere come si muovono in Salento, piuttosto che come si muovono appunto in Maremma, piuttosto che come si muovono in Provenza o in Catalogna, che hanno dimensioni diverse, potrebbe essere interessante, e qui San Marino, devo dire, potrebbe avere un ruolo assolutamente strategico e fondamentale. Consolidare il rapporto strategico con le aree turistiche vicine, credo non ci sia bisogno di dirlo, cioè, abbiamo due bacini di straordinaria capacità, cultura turistica, come appunto quello incredibilmente potente della costa romagnola e quello con alcune caratteristiche specifiche della costa pesarese. Penso alle fane poi in particolare perché sono quelle più vicine. Ultimo punto, portare la compagnia ad un alto sostentamento economico nel più breve tempo possibile. Un sogno, ma comunque un obiettivo. E certo che per far partire alcune cose, comprese alcune start-up, tutto il lavoro di commercializzazione e di marketing, servono non tante, ma alcune risorse servono. L'obiettivo è comunque quello di creare una struttura che nel più breve tempo possibile guadagni dei soldini o comunque li faccia guadagnare agli operatori che hanno aderito. Io mi sono permesso di mettere l'ultima slide che è anche il cosa non fare. La prima cosa secondo me da non fare, proprio perché se no ritorniamo intorno al passato, è ridurre i progetti su strumenti a una vetrina istituzionale, priva di risvolti produttivi per gli operatori. Ne abbiamo visti, se ne sono fatti, ce ne sono in giro. Questa idea che rimanga un progetto ancorato alla visibilità istituzionale non va bene, non ci serve, non è quello che vogliamo. Secondo punto è assolutamente legato, cadere nell'autoreferenzialità e mancanza di collegamento effettivo con il tessuto economico. Molto spesso i progetti si giudicano dalla mole della rassegna stampa. Non è questo, no? Credo che il progetto, poi col tempo, con le difficoltà, con le cose che ci saranno da fare, vada misurato piuttosto attraverso l'effettivo collegamento con il tessuto economico. Belle idee, belle suggestioni, che però cosa succede, cosa fanno succedere? E invece l'ultimo punto dove finisce il mio pensiero di Dascaglio è proprio quello di non rinunciare ad un pensiero alto e coerente con le qualità reali del Montefeltro. Qui ormai ce lo dicono anche quasi tutti i giorni al telegiornale che bisogna aver voglia di saper sognare. E per il Montefeltro è davvero così. No? Io in una cosa che ho scritto, troverete che anche la scrittura del sito non è poi così scontata. Abbiamo cercato di fare un sito e avere anche dei testi che non sono quali quelli che già ci sono. Per esempio tutti i testi anche delle aziende molto spesso raccontano la storia dell'azienda, non fanno la scheda delle pagine gialle. Ecco, dicevo, io mi sono trovato a scrivere che il Montefeltro più che un territorio è un sentimento. Io credo che per chi ci vive sia proprio così.
non ci sono i confini geografici, ci sono dei confini a volte poetici come quelli del grande turno della guerra, ma ci sono i confini proprio di una sensazione di appartenenza a una terra bella, a una terra di qualità. E le terre belle, le terre che invece che essere semplicemente un territorio, sono un sentimento, secondo me oggi sono quelle che avranno successo nel turismo. Grazie. Grazie al dottor Sisto per la concretezza del suo intervento e per le provocazioni che ha lanciato. Allora, l'ultimo intervento tecnico è di Risiero Severi, che è coordinatore del Comitato Partner. E sappiamo che sarà quello, ci hanno raccontato il Comitato Partner, che decide le strategie della Compagnia del Montefeltro. Grazie. Io avevo detto dopo i loro interventi che non serviva il mio, perché oltretutto è quello che ho anche più difficile. Io sono più bravo a operare che parlare. Io più che parlare, intanto voglio ringraziare il comitato tecnico che tutte le volte che ci siamo riuniti abbiamo operato, cercato di dare un contributo, è stato anche difficile, come ricordava in particolare Bartolini. Io volevo un po' dire come è nata questa idea di questo progetto. Io sono del comune di Pian di Mileto e nato nella frazione di San Sisto. San Sisto è 45 anni che fa la festa del fungo. Oltre la valutazione del fungo sul lato gastronomico e scientifico, abbiamo ogni anno cercato di dare un contributo anche alla crescita del territorio. Noi abbiamo fatto dei convegni sul recupero dei prodotti di nicchia antichi, per esempio abbiamo fatto riprodurre ai nostri allevatori e agricoltori le lenticchie e i cici, che oggi mi auguro che lo chef ve le farà sentire. Di un paio d'anni che abbiamo fatto un marchio, un Montefeltro, così, in modo che questa esperienza la vorremmo allargare a tutto il territorio del Montefeltro, perché io dico, il Montefeltro, l'occupazione per mantenere i giovani, non, l'industria e l'artigianato non è più sufficiente, abbiamo bisogno di creare nuovi posti di lavoro, il turismo e l'agricoltura e l'ambiente penso che siano quelle componenti che possono dare questo contributo. Poi abbiamo lanciato l'anno successivo il collegamento della viabilità e il proseguimento della Pedemontana dal ponte Lunano Pian di Mileto a San Marino, che invito anche la Repubblica di San Marino di starci un pochino più dietro in collaborazione con la Regione per vedere questo progetto di poter realizzare. Questa è la possibilità di finanziamento anche dei fondi europei. Adesso magari subito dopo ci arriva. Poi 3 anni fa abbiamo lanciato questa idea di così, visto che il Montefeltro si era diviso, bisogna fare qualcosa per riunirlo turisticamente, perché sono diventa difficile. Allora, in collaborazione con le associazioni di categoria e con Sisti abbiamo cercato di mettere insieme, come già ricordato, al tavolo le varie realtà, la provincia di Mili, la provincia della Repubblica di San Marino e la provincia di Pesaro, con l'Unione della Creazione, ci siamo riusciti un po' a fatica, è 2 o 3 anni che ci lavoriamo. Io sono qui con Bartolini che abbiamo contattato tutte le aziende, anche quelle di San Marino, tutte le aziende per farle aderire, non abbiamo proprio finito, è un po' così, ecco, questo era un pochino il corso. Adesso San Marino e l'Emilia Romagna conosco di meno le iniziative che portano avanti per pubblicizzare il territorio, però vorrei fare un invito al Presidente Solazzi e ai suoi collaboratori che sono nella sala. Ho visto, ho letto sulla stampa che come testimonial c'è Marco Re, ho visto i 10 spot che sta realizzando, inviterei che con quei 10 spot si arriva a 11 e si mette anche il Montefeltro. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Allora, questi i pareri dei tecnici, sentiamo le risposte della politica. Do subito. Scusate, io direi che proprio per completare il quadro operativo, la parte che riguarda la comunicazione, che insomma ha un significato tecnico preciso, e poi assolutamente quella brevissima, 5 minuti, che riguarda la commercializzazione. Cosa? Sì, sì, ma davvero 10 minuti, però noi abbiamo il quadro. Chiedo scusa, avevo una scaletta e osservavo bene. Dire, abbiamo cambiato il corso d'opera. Ho terminato le. Prego. Così abbiamo un quadro di non dilungarmi troppo. Comunque, chiaramente il portale web a cui si faceva cenno
sarà stato implementato, adesso mi scorro molto velocemente queste slide. Gli strumenti che sono stati sviluppati ad oggi, che ancora non vedrete online, ma proprio per carattere tecnico, ma il lavoro è già a buon punto. Il lavoro più lungo oggi è diventato, come dire, caricare i contenuti di chi ha aderito al progetto, che comunque inizia ad essere un numero considerevole, insomma, un progetto. Gli strumenti appunto sono stati implementati, un sito web responsive, un'applicazione che consentirà anche poi di poter leggere, vorrei rilasciare anche al suo discorso della Cina, cioè oggi gli strumenti stanno cambiando e sono in evoluzione sul web in maniera, cioè oggi per domani ci sono nuovi strumenti. Aggiungo perché non si sta sentendo. C'è oggi i social network più diffusi, ormai li conosciamo praticamente tutti, e non si può prescindere di fare azioni di questo tipo. Una delle cose che ci prefiggiamo di fare è quella di attivare delle campagne, se ci riusciremo, se in base che lo consentiranno, magari sotto data, cioè non lo so, arriva adesso il periodo autunnale o estivo, quello che sarà, proporre un'offerta mirata attraverso dei pacchetti mirati che coinvolgono tutti poi gli operatori che aderiscono. Prima dicevo giustamente di non mettere in competizione. Un altro aspetto che stiamo cercando di curare è quello di, come dire, creare opportunità che coinvolgano e diano per tutta la tipologia di offerta che c'è. Quindi i social saranno imprescindibili. L'idea è quella di attivare una pagina anche Facebook della compagnia del Montefeltro, di promuovere sia aziende che pacchetti legati all'iniziativa. Questo è un esempio di inserzione a pagamento, proprio per ricollegarsi a quello che si diceva prima, cioè facendo l'ipotesi, chiaramente poi servono budget, però anche con budget relativamente contenuti si possono fare delle azioni interessanti. Cioè questi che vedete sono dati, vabbè, Francia, Italia, Regno Unito, cioè targetizzando in qualche maniera anche Facebook permette di, come dire, identificare delle persone, sia per sesso che per età o per interesse, alle quali potremmo noi inviare comunque un messaggio di un certo tipo. E questo è sicuramente un vantaggio dal punto di vista della presentazione. Bene, poi passiamo velocissimamente alle proposte di presentazione. Abbiamo detto che lo vendiamo, con chi lo vendiamo e come lo vendiamo. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Pieri, sono la titolare di un tour operator di Pesaro, Viaggio Aziende, e sono in rappresentanza anche degli altri due di reservation per l'area, diciamo, riminese e di San Marino 2000, del consorzio San Marino 2000. Insieme abbiamo lavorato per creare dei prodotti turistici al fine di commercializzare appunto la compagnia del Monte Pesaro. Diciamo che... Allora, il prodotto... Abbiamo già detto, è stato già detto più volte questa mattina, esiste già, perché abbiamo un territorio, come diceva Giorgio Bartolini, da Oscar, e quindi qui abbiamo detto tutto, c'è storia, c'è cultura, c'è l'area della gastronomia, l'artigianato. Abbiamo in questo progetto, per la prima volta, siamo riusciti a convogliare un vasto numero di operatori, quasi 200 strutture che hanno aderito, che sono in grado di fornire dei servizi turistici diversificati, quindi per andare a colpire diversi target. Abbiamo dall'albergo 5 stelle all'anfittacamere, al bed and breakfast, piuttosto che la trattoria, il ristorante di livello, quindi insomma c'è un'offerta ampiamente diversificata. Quello che noi vorremmo andare a fare è appunto trasformare, come diceva prima Alessandro, il Montefeltro da una semplice vetrina di proposte, come già stato fatto, ad un vero e proprio prodotto da vendere. E secondo me la forza è, al di là di questi due ingredienti di cui abbiamo parlato, quindi tante strutture che hanno aderito e un territorio da Oscar, c'è proprio la voglia di far emergere questo nostro territorio e di farlo diventare importante a livello proprio nazionale ed internazionale. Quindi con gli altri due partner abbiamo identificato tre linee di vendita su cui andremo poi a muoversi. Allora, la prima è la vendita diretta, come diceva anche Luca, direttamente dal sito ci sono tutte le strutture che hanno aderito, quindi il turista che si approccia al nostro territorio può semplicemente linkare sulla struttura e o contattare direttamente la struttura stessa, quindi l'albergo, il ristorante o anche il produttore locale per le degustazioni,
o anche tramite voci contate, dice voglio fare due notti, tre notti in quella struttura e procedere direttamente con la transazione. Ma la parte, diciamo, più concreta che andremo a fare è proprio quella di fare delle proposte mirate per portare qua i gruppi, e agiremo in due differenti modi. Allora, il primo è quello di fare proprio delle azioni mirate verso gruppi precostituiti, quindi CRAL, dopolavoro, associazioni, gruppi amatoriali, gruppi sportivi, quindi tutti coloro che si muovono generalmente in gruppo. Quindi faremo proprio un'azione mirata per andare a fare proprio dei contratti concreti con tutte queste associazioni. La seconda parte invece è creare proprio dei gruppage di prenotazioni individuali, quindi con gli esperti del territorio individueremo delle manifestazioni in occasione di eventi, di sagre, individueremo delle date dove cercheremo di convogliare con delle azioni mirate, anche pubblicitarie, anche come diceva Luca, attraverso i social network principalmente, di convogliare tutti i turisti, i singoli turisti da qualsiasi regione italiana, ma anche da qualsiasi, potremo anche sul discorso Europa, e creeremo proprio un gruppaggio di prenotazioni in date prestabilite. La terza è attraverso il sito e attraverso sempre la pubblicità sui social, creeremo proprio degli itinerari, un suggerimento di itinerari che il cliente che voglia arrivare da solo in qualsiasi momento dell'anno può fare con mezzi propri, anche con la bicicletta, piuttosto che col cavallo, l'auto, la moto e così. Quindi siamo abbastanza strutturati per il momento. E questi sono degli esempi di pacchetti di prodotti che andremo a promuovere. Abbiamo messo questo come primo un decreto d'autunno, che è un contenitore poi di tante altre diciamo, sottotitoli, perché visto il periodo in cui siamo, pensiamo che l'autunno sia la prima stagione su cui arriveremo abbastanza preparati, quindi abbiamo tutta l'estate per muoverci e per promuovere il nostro territorio con delle proposte per l'autunno, e quindi pensiamo a scuole di cucina, faremo delle iniziative legate a tutti quelli che sono gli eventi di stagione, creeremo dei pacchetti ad hoc proprio per il Montefeltro, la bellezza di Montefeltro in questo periodo. Poi abbiamo il Montefeltro in movimento, poi Alessandro, se vuoi, visto che li abbiamo fatti insieme, dire la tua rispetto a questi pacchetti, legati alle attività sportive, Montefeltro squisito, quindi tutto quello che sono pacchetti legati alla gastronomia, e anche per coinvolgere tutti i produttori locali, quindi di vino, di miele, abbiamo di tutto, il pane, prosciutto, salame. Infatti mi preme evidenziare questo, che nelle proposte che andremo a fare cercheremo di coinvolgere il più possibile tutti gli operatori che hanno aderito, quindi faremo delle soluzioni ad hoc per coinvolgere in un determinato momento certi albergatori piuttosto che altri, piuttosto che certi ristoranti, in modo di dare lo spazio a tutti di essere coinvolti e di lavorare. In un modo o nell'altro, ad esempio, ci ha confortato sull'idea di una cosa che sono posto di moda. La scuola di cucina del Montefeltro può articolarsi in diverse strutture, diversi ristoratori, qualche amico grande ristoratore anche qua, che mettono a disposizione la loro struttura proprio per la grande scuola di cucina del Montefeltro. Potete immaginare su che tipo di prodotti, stagionalità si può giocare. E quindi sono questi sono per quest'ora, durante la pagina successiva. Coinvolgimento del parco. Sì, perché ce n'è uno secondo me piuttosto importante, perché l'abbiamo già discusso appunto anche con Pia Giannini, alla sua sul sito Montefeltro Giovane. Montefeltro Giovane credo sia una di quelle proposte che vanno messe a fuoco piuttosto innovative. E poi eccetera eccetera. Eccetera eccetera. Quindi diciamo che c'è comunque da parte nostra proprio un grande interesse a far decollare questo progetto, perché far decollare con le vendite, perché poi alla fine quello che ci aspettiamo tutti noi operatori del settore è che ci siano delle vendite, perché alla fine il progetto nasce proprio per anche dare la buco a tutti, perché siamo qui per questo, insomma. E quindi grazie mille. Noi la ripasso il microfono là? Sì, ma due minuti veramente, perché già tutto è stato detto, quindi
solo due cose. Innanzitutto rappresento anche Consorzio San Marino 2000, che sono colleghi e amiche, oggi non sono qui presenti, ma perché per una sovrapposizione di impegni non ci sono, ecco, quindi mi hanno chiesto di fare semplicemente questa condivisione con tutti voi. Un'unica cosa che vorrei dire, perché Cristina ha già detto tutto, quindi a breve saremo online con le proposte, venderemo, abbiamo bisogno solo di una cosa, e lo startup per noi è molto importante, quindi il supporto delle istituzioni, ci sono già sia per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, per la regione Marche, ma io in particolar modo conosco la regione Emilia Romagna e non vedo più l'assessore Milucci e mi dispiace in questo momento. Ci sono già delle strategie, delle azioni, dei progetti in essere presenti di promozione territoriale, uno di questi è Blogville, che per me è assolutamente ideale, idoneo per Compagnia del Montefeltro, che speriamo di, insieme con il sostegno dell'assessore, di arrivare a fare anche questo. Grazie.